trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il Corecom Piemonte. Io sono Marco Briamonte, commissario appunto del Corecom Piemonte. Oggi vorrei parlarvi di una funzione di cui vi ho già parlato in altre occasioni, ma che è molto attuale perché è stata oggetto di un protocollo di intesa sottoscritto molto recentemente. L'argomento di cui parliamo è il cyberbullismo. Cyberbullismo è in parte anche di revenge porn, parliamo. Perché? Proprio perché in questo periodo si è raggiunto un accordo tra il Garante per la protezione dei dati personali e i vari Corecom italiani per stipulare un accordo, un protocollo d'intesa, con cui si è inteso dare forma ad una sorta di collaborazione permanente che duri almeno 3 anni, in modo che tutte le attività che vengono promosse dal Garante per la protezione dei dati personali, più noto come Garante per la privacy, vengano supportate dai vari Corecom a livello regionale, quindi a livello territoriale, in modo che fondamentalmente si dia concretezza a tutte queste attività. Attività che possono essere di vario tipo, possono essere semplicemente di promozione e di racconto sul territorio di quello che sono le iniziative, di quelle che sono le necessità per poter prevenire, per poter contrastare questo fenomeno del cyberbullismo, il fenomeno del revenge porn, in modo che dando concretezza a queste iniziative si possa raggiungere l'obiettivo che appunto fondamentalmente è quello di prevenire le conseguenze di queste attività che ovviamente possono portare delle conseguenze notevolmente dannose per i nostri minori. Allora si è proprio vista questa necessità di stipulare questo accordo in virtù del quale i singoli Corecom si sono impegnati a diffondere a livello regionale con tutte le modalità ritenute più opportune, quelle necessarie, tutte le iniziative che appunto vengono promosse a livello nazionale dal Garante. Tanto per fare un esempio, si può dire che molti Corecom promuovono attività periodiche all'interno delle scuole proprio per diffondere questi messaggi. E ad esempio quindi si è concordato che le singole iniziative vengano praticamente coordinate tra Corecom e Garante in modo che ci sia una maggiore efficacia nella trasmissione di questo messaggio. Dicevo che tutte le regioni hanno aderito con particolare interesse, particolare entusiasmo, proprio perché si ritiene che questo possa essere uno degli argomenti fondamentali per lo sviluppo dei nostri minori e dei nostri ragazzi, che quotidianamente ormai vengono coinvolti in questi discorsi per un motivo molto semplice, perché ormai la diffusione dei social ha portato ad un continuo coinvolgimento dei minori, anche sempre più in tenera età, nell'utilizzo di tutti questi nuovi strumenti che necessariamente hanno bisogno di una disciplina, hanno bisogno di un contenimento nell'utilizzo stesso dei mezzi. E quindi sempre più c'è questa esigenza di cercare di esaminare la materia, studiarla, cercare di prevenire tutte le problematiche e in quest'ottica il Corecom, in particolare il Corecom Piemonte, ha proprio questa funzione di cercare di monitorare la situazione, di cercare di studiare i risultati di questi monitoraggi, di promuovere attività di studio e iniziative varie con enti territoriali che possono essere più diversi, da quelli istituzionali, dagli enti pubblici alle università, alle varie autorità di pubblica sicurezza, piuttosto che carabinieri, finanza, insomma tutti coloro che possono in qualche modo partecipare a questa attività di prevenzione e poi attività di contrasto dove ahimè si rende necessario perché
Ovviamente sarebbe bello poter prevenire, stoppare sul nascere qualsiasi problematica del genere, ma ovviamente ci si trova invece spesso poi a doverla contrastare in maniera più efficace. Ed è proprio per questo che si è siglato questo accordo a livello nazionale per rendere sempre più efficace questa attività, questa iniziativa che possa portare a puntare alla tutela sempre più proficua dei minori, dei giovani che, non dimentichiamolo mai, costituiscono il nostro futuro e quindi sono fondamentali. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Buongiorno, sono Bruno Cavallo, presidente dell'Associazione Maria Madre della Provvidenza ODV di Torino. La nostra associazione è stata fondata nel 1996 dopo la guerra in Bosnia-Erzegovina. Attualmente abbiamo 5 sedi operative a Torino, una in Lombardia e una in Emilia-Romagna. Siamo iscritti dal 2022 al RUNZ nella sezione socio-assistenziale. Di cosa ci occupiamo? Noi qui a Torino e nelle altre sedi del Piemonte ci occupiamo di aiutare famiglie e persone in gravi difficoltà economiche. 3 volte all'anno facciamo raccolte alimentari davanti ai supermercati e mensilmente diamo oltre 500 pacchi di alimenti a queste famiglie. Inoltre diamo un contributo per quanto riguarda il pagamento di affitti, bollette e rate di riscaldamento. A Torino da circa 10 anni gestiamo una mensa serale per persone senza fissa dimora. Ogni anno distribuiamo circa 22.000 pasti. Tutti questi progetti li potete trovare sul nostro sito web www.ammp.it. Abbiamo anche avviato un progetto molto grande in Congo, a Kinshasa, ed è un progetto rivolto agli orfani e nel campo alimentare. Questo progetto verrà intitolato all'ambasciatore Luca Attanasio, che è stato assassinato nel 2021 a Kinshasa. È un modo per ricordare questa persona che comunque ha dato la vita per aiutare gli ultimi e per essere vicini soprattutto ai bambini. La nostra mensa serale, dicevo, di Torino ha un ruolo molto importante perché al di là di donare i pasti, noi ci occupiamo anche di trovare soluzioni abitative e posti di lavoro per queste persone in difficoltà. Il momento è molto difficile perché la crisi ha investito il nostro paese, in modo particolare anche la nostra regione e la nostra città di Torino. Però noi crediamo che sia un servizio importante che debba continuare perché è una cosa molto utile e soprattutto queste persone si sentono amate, si sentono accolte perché è un ambiente veramente molto bello, molto accogliente, molto protettivo e loro hanno piacere di poter passare del tempo con noi in questa mensa serale. Noi appunto chiediamo alle persone di visitare il nostro sito web perché siamo una delle poche associazioni che dal 2008 è socia dell'Istituto Italiano della Donazione, questo ente che certifica le associazioni in base a diversi criteri. E lo slogan è questo qua, donare con fiducia. Visto che c'è molta diffidenza anche sulle donazioni, avere questo marchio, donare con fiducia, è una garanzia per tutti i nostri donatori.
Care amiche e cari amici, ben trovati. Io sono Mara Battaglia, avvocato di professione e per scelta, casalinga per scelta e per necessità. Non deve sembrare una presentazione così tanto per dire qualche cosa. Se avete la pazienza di ascoltarci, capirete il perché è importante aver fatto questa distinzione, soprattutto perché così riusciamo a capire meglio l'evoluzione che il nostro movimento ha avuto nel tempo. Voi pensate che noi siamo nati verso la metà degli anni Ottanta, quindi uscivamo da un discorso di rivendicazione, le donne, le cose e tutto il resto. Parlare di casalinghe verso la metà degli anni Ottanta era qualcosa di straordinariamente fuori luogo. Ma invece si è dimostrato con il tempo una grande intuizione della nostra presidente nazionale Tina Leonzi, la quale ha voluto fermamente ribadire che la persona che si occupa della casa, le casalinghe all'epoca, erano una componente essenziale della nostra società. C'erano studi che dicevano che il PIL, le casalinghe contribuiscono al PIL, che se vanno in sciopero le casalinghe crolla il mondo, però le casalinghe erano sempre considerate male, erano sempre viste come un qualcosa di residuale, tant'è vero che, vi racconto questo aneddoto velocemente, eravamo state invitate a una trasmissione televisiva. Non siamo state ammesse perché la nostra socia che ha partecipato era troppo ben vestita. Dall'epoca, da quel momento, ne sono passate di acque sotto i ponti, le cose si sono evolute. Per fortuna la casalinga oggi, la persona che si occupa della casa, uomo o donna, ha una sua giusta rivalutazione anche a livello delle sentenze del tribunale. Le sentenze del tribunale, voi sapete, sono quelle che precedono sempre un pochino di più l'evoluzione della società. Finalmente nelle sentenze anche il lavoro casalingo viene rivalutato, specialmente nel momento di separazione delle persone. Ma di questo cambiamento e del perché dal movimento italiano casalinghe siamo passate al movimento donne attive in famiglia e in società, vi parlerà meglio la presidente, l'attuale presidente del movimento, Lucia Rapisarda. Io sono appunto Lucia Rapisarda, presidente del MOICA Piemonte APS. Quindi il MOICA ha in realtà una serie di sedi dislocate appunto in Italia e anche all'estero e io mi occupo appunto della sede regionale del Piemonte. Come ha detto Mara Battaglia, da MOICA, ovvero Movimento Italiano Casalinghe, siamo diventate Movimento Donne Attive in Famiglia e Società, proprio per evidenziare e sottolineare il ruolo che la donna ha sia all'interno della famiglia, quindi diciamo nell'ambito domestico, sia anche all'esterno come lavoratrice, professionista e così via. È importante infatti valutare il lavoro che viene effettuato appunto all'interno della casa e diciamo che il nostro movimento si è aperto non solo alle donne appunto come già lo era, ma anche agli uomini, in quanto per una serie di eventi anche gli uomini al giorno d'oggi devono appunto occuparsi della propria casa. La donna quindi manager della casa, ma anche l'uomo manager della casa, in quanto bisogna occuparsi appunto di vari ambiti. E per quello che riguarda il Piemonte, io posso dire che se volete contattarci potete scrivere a moicapiemonte@gmail.com oppure telefonare al 339-79-52-400. Proseguiamo appunto dicendo che noi ci occupiamo di vari ambiti, siamo nella consulta femminile comunale di Torino, regionale e in altri enti.
sono Marisa Reviglio, presidente di Univoca, Univoca Unione Volontari Culturali Associati, è un'associazione di secondo livello che raccoglie 32 associazioni di volontariato culturale della Regione Piemonte. Vi invito a vedere il video nel quale le nostre 32 associate presentano le loro attività, e così avete un'idea del vasto panorama delle associazioni di volontariato culturale che si organizzano attraverso l'opera di Univoca. Buongiorno a tutte e tutti, sono Stefano Suraniti, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Generale per il Piemonte, sono qui con la mia collega Tiziana Catenazzo, dirigente tecnica che si occupa di inclusione. Siamo qui per parlare del nostro ufficio e soprattutto di quello che fa con le scuole e per le scuole ogni giorno.
Il nostro obiettivo è fare in modo che la scuola, proprio interno, con la sua organizzazione, con i nostri docenti, col personale ATA, riesca a far realizzare il progetto di vita di ogni alunno. Ovviamente per fare ciò deve applicare delle policy che mettono davvero nelle condizioni ai nostri alunni di crescere, soprattutto tenendo conto anche delle fragilità che ci sono. Io qui mi riallaccio a una citazione di Bauman, secondo il quale in realtà la tenuta di un ponte si misura proprio dalla solidità del pilastro più piccolo, più debole. Ecco perché sicuramente una scuola che sia equa deve fare riferimento e deve consentire ovviamente di occuparsi partendo dai più fragili, ovviamente poi andando a fare in modo che tutti i talenti presenti nelle nostre scuole possano dare il loro contributo per una crescita di tutti. Ecco perché sull'inclusione ovviamente le tre macro aree a cui fare riferimento sono la formazione, la sperimentazione e poi ovviamente il supporto e il confronto che ogni giorno avviene. Ma su queste tematiche lascio la parola alla mia collega che illustrerà meglio di me. Grazie direttore. Allora, sono essenzialmente tre le attività che abbiamo sviluppato per l'inclusione quest'anno come ufficio scolastico regionale. In particolar modo si tratta di un'azione un po' delicata che pertiene alla valutazione della qualità inclusiva realizzata tutti i giorni nelle classi e questa è sicuramente una delle attività più specifiche di quest'anno ma anche più coraggiose, che ha messo veramente in gioco le scuole con attività molto particolari di rilevazione e questo attraverso anche un bel gruppo di lavoro che ha coinvolto tantissime scuole che stanno realizzando con noi un'attività e di valutazione da un lato e di coprogettazione per quanto riguarda la formazione. Sulla formazione, ad esempio, abbiamo attivato una piattaforma che ormai coinvolge 3.000 docenti senza il titolo di specializzazione, che anche questa supporta i docenti appunto, che magari realizzano per la prima volta quest'anno la loro attività di sostegno nelle classi e realizziamo per loro un'attività di sostegno, di accompagnamento che è molto importante perché quando si parla di vulnerabilità, di disabilità, di differenze sostanziali, si tratta anche di situazioni che possono impattare all'interno della classe in maniera molto significativa. Significativa e altrettanto positiva. La seconda situazione che abbiamo sviluppato, sempre insomma in coprogettazione con moltissime scuole che lavorano con l'ufficio scolastico regionale, ecco questa riguarda la musica, perché effettivamente abbiamo potuto constatare con un po' di rammarico che proprio all'interno di alcune sezioni, classi con sezioni musicali, ecco proprio lì non viene realizzata una forte inclusione, comunque un'inclusione efficace e spesso si escludono proprio i ragazzini con una qualche disabilità o con disabilità piuttosto significative. Allora abbiamo voluto lavorare molto molto da vicino con queste classi per realizzare un progetto meraviglioso che sta arrivando al suo termine, si chiama Presto con Fuoco e di cui a breve insomma vi racconteremo i risultati nel corso di un convegno. Ma sulla musica, sulle attività inclusive che riguardano la musica, ti lascio nuovamente la parola. Sulla musica sicuramente stiamo lavorando ma già da anni con una rete di scuole, la nostra orchestra OMT Mirè, che è composta da oltre 200 alunni di tutte le scuole media indirizzo musicale, i migliori talenti che lavorano insieme, che cercano di trovare un'armonia dando un esempio ai più adulti. Ovviamente, a parte Presto con Fuoco, abbiamo anche i nostri laboratori, il laboratorio Liberovici, che è un laboratorio che permette ai docenti di fare formazione e agli alunni di sperimentare. Io chiudo davvero ringraziando colleghi e colleghi per il lavoro che fanno per le scuole e spero davvero di poterci incontrare presto. Buona giornata. Ti è mai capitato, raccontando di una tua difficoltà a un amico, di pensare a un certo punto, ma mi ascolti o no? Ma sì, mi è successo una volta che stavo parlando con un mio amico di un mio problema, che per me era gravoso sul momento, e lui a un certo punto ha detto «E cosa dovrei dire io a cui mi è capitato questo e quest'altro?» Ed era come se giocassimo a carte, no? E lui avesse buttato un assopigliatutto. Ed è vero, quella sua difficoltà sembrava anche più grave della mia. Però alla fine cosa è successo? Che
ha parlato lui e io sono stato zitto. Ti è mai capitato, raccontando qualcosa di te ad un'amica, di pensare: mi ascolti o no? Sì, è successo. 2 anni fa è mancato il mio miglior amico. Da un giorno all'altro, del tutto inaspettato. Non me la sono vissuta bene, proprio per niente. Ho avuto attacchi di panico per mesi, non riuscivo a dormire la notte. Qualche mese dopo ne stavo parlando con un'amica. E lei se n'è uscita con quella frase che detesto. Dai, cerca di non pensarci, andrà meglio. Ecco, lì mi sono totalmente gelata. Come può andare meglio? Come posso non pensarci? Mi sono sentita non capita, come se non rispettasse il mio dolore. Ti è mai successo, parlando con un amico, di pensare: ma mi ascolti o no? Beh, sì, ricordo una volta mi stavo confidando con un amico riguardo delle difficoltà lavorative che stavo avendo, che mi stavano mettendo a dura prova, ero molto stressato. E ricordo che a un certo punto lui mi interruppe e mi disse: ma tu hai questa tendenza qui, ma tu avresti dovuto far così, avresti potuto far cos'ha. E io in quel momento mi ricordo che mi zittì. Era come se fosse venuto meno l'ascolto, come se non importasse più la condivisione, e mi ritrovai ad ascoltare questi consigli non richiesti. Quante volte ti capita di non ricevere l'ascolto e l'attenzione che vorresti? E di pensare anche tu: ma mi ascolti o no? Ci trovi al numero 011 31 95 252, ogni giorno e ad ogni ora. Oppure invia una mail o chatta con noi ogni lunedì e giovedì dalle 21 alle 24. www.portaleamico.it. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.